Può mai essere che un bambino è allattato da un lupo? Nelle favole di Kipling. Può mai essere che un bambino sia figlio di una vergine e di un dio, anche se ci sono precedenti illustri nella storia dell'Occidente da questo punto di vista. E soprattutto dal punto di vista storico, può mai essere che in Italia, terra di pastori e culturalmente arretrata rispetto alla Grecia, nasca qualcosa di così complesso come una città? Segno per eccellenza di norme, di ordine, di civilizzazione, quando in Grecia queste città non appaiono ancora. Insomma, per questo complesso di cose, i genitori e i nonni da un lato, gli studiosi dall'altro, non hanno creduto a questa storia. All'inizio del Novecento si è cominciato a studiare i resti. Il risultato? La città si è formata molto lentamente, forse due secoli dopo dalla presunta data di fondazione. Ma soprattutto, non è stata fondata. Si è trattato di un lento processo di unione di villaggi diversi. Dunque la leggenda è poco più che una favola. Poi, dal 1985, nuovi scavi, nuove scoperte. Di recente gli scavi dell'archeologo Andrea Carandini hanno confermato alcuni aspetti di un racconto che veniva considerato pura leggenda. Nell'età del ferro, tra il IX e l'VIII secolo a.C., la pianura di Roma è ancora una distesa semipaludosa, ma i boschi sono già stati drasticamente ridotti dai primi abitanti. I piccoli villaggi, protetti da palizzate di tronchi, sono arroccati sulla cima dei colli. Il primo nucleo importante sorge sul Palatino. Si vive in capanne ovali di fango e paglia e gli oggetti di uso comune sono piuttosto primitivi. Seguendo il percorso di Romolo siamo saliti sul Palatino, all'interno del Pomerium, e quelle che si vedono laggiù sono le capanne Romule, i pavimenti delle capanne Romule, gli insediamenti più antichi di Roma che risalgono all'VIII secolo a.C., ai tempi della fondazione. Erano capanne semplicissime, i buchi che si vedono servivano per piantare i pali che sorreggevano un tetto fatto di rami intrecciati. Quindi questa è l'immagine della Roma delle origini. Si trovano tracce importanti. Resti di mura databili al 750 a.C. Si ricominciano a studiare i testi antichi e il 10 giugno del 1988 il New York Times scrive: una scoperta che potrebbe portare a riscrivere la storia di Roma. La scoperta del muro alla base del Palatino ha spinto gli studiosi a porsi nuove domande, a cercare nuovi dati e a riconsiderare le informazioni preesistenti. Intorno al 750 a.C., un fondatore che gli antichi pensavano si chiamasse Romolo fondò una città sulle rive del Tevere. Una città di capanne, con mura d'argilla, piazze di ghiaia, eppure una città. Ovviamente non si può dire che di sicuro Roma fu fondata da un giovane uomo di nome Romolo allattato da una lupa. Grazie agli studi di Carandini e della sua squadra, si può però affermare con ragionevole certezza che Roma nacque per un effettivo atto di fondazione attorno al 750 a.C.